Il mondo imprenditoriale in questi ultimi anni ha avuto dei problemi gestionali, ha avuto dei problemi di difficoltà per far quadrare i bilanci, la crisi economica che ha investito il nostro territorio si è fatta sentire, ma soprattutto combatte una battaglia da tanto tempo contro la burocrazia. Una burocrazia che morde, che stringe, che crea problemi all'interno delle aziende. Perché? Perché c'è bisogno di personale qualificato, formato proprio per riuscire ad adempiere a tutte le incombenze che ci arrivano da un apparato burocratico statale che è veramente molto pesante. Come fare quindi per risolvere questo problema o comunque per arginare questo fenomeno che pesa sull'organizzazione, sulla gestione, ma anche sulle finanze delle imprese? Affidarsi a degli esperti, affidarsi a chi è in grado di gestire una parte di burocrazia anche attraverso personale qualificato, ma esterno all'azienda. In questo caso arrivano le associazioni categoriali. Arriva la Confartigianato per gli artigiani che propone una serie di servizi ad hoc. Noi oggi ne parliamo con il direttore generale della Confartigianato di Cuneo, Josef Mineri. Ecco, direttore, io vorrei sapere, da un punto di vista gestionale, come si rapporta la Confartigianato nei confronti delle imprese? Cosa offre per sollevare queste imprese artigiane dal peso burocratico sempre più opprimente? Sì, Confartigianato da 70 anni assiste le imprese. 70 anni perché quest'anno compie appunto questi 70 anni, è stata fondata nel 1945, nel giugno del 45. Cosa fa per gli artigiani? Eroga servizi a 360 gradi. Partiamo dall'elaborazione buste paghe, alla tenuta contabilità, alla sicurezza, all'ambiente, alla formazione. Tutti quei servizi che servono nella gestione delle nostre imprese, nella consulenza diretta alle imprese. Il servizio più importante forse oggi è quello delle buste paga, un servizio molto molto sentito. Perché? Perché la riforma del lavoro che è stata fatta adesso con i decreti del Jobs Act è andata un pochettino a stravolgere quello che è il mondo della tenuta delle buste paga. Tantissime sono le nostre novità e noi siamo forti su questa novità normativa, quindi diamo la consulenza alle nostre imprese, le assistiamo nel momento in cui viene assunto un dipendente fino alla cessazione del rapporto. Assistiamo l'imprenditore da quando vuole inserire una figura professionale all'interno della sua azienda, quindi andiamo a valutare quello che è il contratto migliore, la posizione migliore che può assumere. Vengono fatte tutte le pratiche burocratiche presso gli enti, da qui andiamo a gestire il cedolino, gestiamo la busta paga e gestiamo tutti quelli che sono gli adempimenti connessi alla visita del lavoratore. Ecco, direttore, un'azienda che voglia usufruire di questo servizio deve essere associata, deve avere anche altri servizi in Confartigianato oppure può scegliere di rivolgersi alla Confartigianato unicamente per le buste paga? Allora, la ditta deve essere associata per due motivi. Primo, perché siamo appunto un'associazione di categoria ed eroghiamo dei servizi ai nostri associati con delle tariffe agevolate per i nostri associati. In seconda battuta, associata perché per la tenuta dei libri paga il Ministero del Lavoro prevede che l'azienda sia associata ad un'associazione di categoria. Senza il vincolo associativo, la nostra struttura non può erogare le buste paga. Quindi è proprio il Ministero del Lavoro che chiede che l'azienda sia associata. Può usufruire di un unico servizio o di più servizi? No, sicuramente può usufruire di tutti i servizi a 360 gradi. Non basta un servizio, può avere un solo servizio, ma può avere anche 10 o più servizi. Ecco, è opportuno che l'azienda cerchi di legarsi sempre di più a un'associazione di categoria, in questo caso la Confartigianato, perché forse riuscite anche a gestire meglio i servizi nei suoi confronti. Certamente, noi andando a erogare più servizi conosciamo tutte quelle che sono le esigenze aziendali e possiamo offrire una consulenza e un'assistenza maggiore, un'assistenza che va appunto a coprire tutta quella che è la vita aziendale. Si può gestire anche soltanto un servizio, ma avere tutti i servizi in un unico punto offre dei vantaggi. Dei vantaggi perché noi qui abbiamo molti specialisti. Non è lo studio singolo dove c'è una sola persona che conosce la materia, ma abbiamo tanti specialisti responsabili ciascuno di un servizio diverso. Quindi abbiamo persone formate, persone di alto livello che vengono
vengono formate esclusivamente sul servizio al quale sono deputati, e quindi l'imprenditore che entra nei nostri uffici trova sì un riferimento, ma ha le risposte da dei consulenti dedicati. Parliamo anche di contabilità. Ecco, una contabilità spesso nelle aziende, quelle un pochino più grandi, c'è magari la contabile, il contabile che tiene i libri e i conti. Se l'azienda è più piccola o non vuole avere un onere in più di un personale specializzato in quel settore, ma preferisce avere personale specializzato nella realizzazione dei manufatti, nella realizzazione della sua produzione, può rivolgersi in questo caso sempre alla Confartigianato. Certamente, siamo su 12 uffici sul territorio, in questi 12 uffici eroghiamo il servizio contabilità, sono oltre 70 le persone nei nostri uffici che sono dedicate al servizio contabile e fiscale, quindi c'è una persona di riferimento che segue l'impresa, la segue in tutti quelli che sono gli adempimenti fiscali. Si parte dalla tenuta della contabilità con la registrazione delle fatture e la prima nota in base a quello che è il regime, se semplificato piuttosto che regime ordinario, e vengono fatti tutti quelli che sono gli adempimenti connessi e conseguenti, quindi registrazione delle fatture, liquidazione IVA, tutte le dichiarazioni obbligatorie per legge fino alla chiusura del bilancio, alla trasmissione dell'unico e degli atti dichiarativi. Ecco direttore, in conclusione, cosa dobbiamo dire all'azienda che vuole cominciare ad avviarsi verso un rapporto più stretto con la Confartigianato per quanto riguarda i servizi? È molto semplice. Basta presentarsi nei nostri uffici, come dicevo prima, nei nostri 12 uffici sul territorio, richiedere un preventivo gratuito ad un nostro consulente, quindi alle persone che seguono gli uffici, al direttore di zona, cioè questa persona che ha la gestione interna dei nostri uffici, un preventivo completamente gratuito dove viene fatta un'analisi della situazione aziendale e viene messa nero su bianco quella che è la situazione ottimale per l'impresa. Quindi viene presentato quello che è un preventivo sulle buste paga piuttosto che sulla tenuta della contabilità, vengono chiesti quanti sono i dipendenti in forza all'azienda e quella che è il contratto applicato. Per la contabilità invece viene chiesto il volume di affari e quello che si presume sarà il lavoro fatto nell'anno da gestire. Il vantaggio di avere i servizi in Confartigianato è che la consulenza è compresa nella tessera associativa e nel servizio, quindi non viene addebitato un costo maggiore ogni volta che io entro negli uffici e mi rivolgo al personale che mi segue per chiedere a lui assistenza o consulenza. Posso recarmi, come si può dire, quante volte voglio e avrò sempre una risposta a quelli che sono i miei problemi e le mie esigenze.